Un saluto vitaminico dal vostro Zergantis. Benvenuti a questo proviamolo così alternativo di getto con Kurzpell, i portatori del caos, un gioco free to play apparentemente morpg con elementi PvE, PvP anime. Quindi motivo di grande gioia. Inizia partita, lo provo per la prima volta, mi vedo anche il filmato che dovrebbe essere anime. Ok. Tipa coi capelli rosa che rimembra la sua casetta in Canada. The land of Asteria will face the threat of annihilation by the evil forces that brought chaos throughout the world. On that destined day, the savior sent by Bell will descend from the sky and give one last hope on the Ah, mi devastated piacciono i land. disegni però, eh. Arriverà un When the forsaken people salvatore. come together with the savior, the land will have eternal peace. Everyone called this prophecy the miracle of Bell. Everyone, look out! Minchia! Come sono sopravvissuti? Take our child and run. Are you the one secretly in league with Kurzpell? He is the one! He's a follower of Kurzpell, the bringer of chaos into the world! Punish the heretic! Punish the heretic! I don't know what you're talking about. No, please! How dare you beg for your life? You filthy apostate! Apostatal! No, please don't! No, stay away! Purify this place. Madonna, che intenso! C'era la botola. Must take the child and live for my sake. Please don't say that. My child, never forget what I'm about to tell you. Search this house! This world is built upon lies. Everyone must learn the truth. Please do not forget this. Stay healthy, my child. Dad, no! They can't be far! Search the perimeter! Oh, sta piacendo. Il filmato è bello. Davvero bello. L'idea è bella. Where are the others? I don't know, sir. Ah, ovviamente viene ucciso. Trafitto, vedrai. Ovviamente. We've searched everywhere in the forest, but couldn't find the others, sir. Is that so? It will be all right. Ok. Battalion, formation! Let's rush you! La cattiveria! Polverizzare una regione per due bambini! Dear Lord, please show us mercy! We have eliminated the heretic, have mercy! Oppure gli apostoli! It seems we were too late. It was our only hope. I guess our plans must change now. I felt my karma resonating ever since I arrived here. I think it may be a sign that a Kurzpell was born nearby. Un Kurzpell nato nelle vicinanze. Born, then it's destiny that we will one day meet in due time. Let's get going. Ho sbagliato a metterlo in inglese, avrei dovuto metterlo in giapponese. Oh, già! 4 minuti e mezzo di anime, eh? Ora ho delle aspettative, perché sti cazzi sto video. Wow! In generale, come vedi un oggetto? L'albero piuttosto che la foresta piuttosto che l'albero. È una bella domanda. Guardi nel dettaglio e concentrati sul presente, guardi la situazione generale e pianifica il futuro. Io sono più da foresta più che l'albero, forse.
Che processo segui quando devi fare una scelta? Bello comunque localizzato tutto in italiano, eh? Sono logico o sono emotivo? Ragazzi, rispondete da soli. Chi segue il canale sa benissimo che io sono famoso per la mia logica, no? Emotivo. Le persone sono le più importanti della missione, assolutamente. Dove scorre la tua energia? Scorre verso l'esterno, attivo e costruisci molte relazioni. Scorre verso l'interno, attento e costruisci relazioni durature. Ah, che do... È una domanda strana. Entrambe direi, però forse all'esterno. Io sono estroverso, tiro fuori. Qual è il tuo stile di vita? Schietto. Cerca la perfezione, gli piace essere ben organizzato, avvolgente. Cerca il comfort ed è una personalità flessibile. Io. Noi ti consigliamo di tipo eroe. C'è il test di personalità. Ma che fico. No, allora guardiamolo un attimo. Puoi essere giudice, consulente. Ah no, no, aspettate raga, ma questo si basa sul test aziendale. Questo si basa su un test che ho fatto in azienda. Poi ne parliamo di questo se lo riportiamo. Comunque io sono eroe. Nel test io ero uscito osservatore. Benissimo, sono un eroe. Time for a real battle. Ok, è il momento di crearsi il personaggio. Innanzitutto sono un maschietto. I capelli rossi non ce li ho più, ma sono alto. Discretamente alto. Razza. Che razze ho? Non le ho. Corpo. Sono abbastanza fit. Sul gracile ma fit. Quindi così ci sto. Stile del corpo. Young. Oddio. Debole. No, sono equilibrato, sono abbastanza endoforme. Faccia. Dai, roba normale. Occhi. Io ho gli occhi enormi. Sopracciglia, purtroppo abbiamo i sopracciglioni quelli pesanti. Pupille. Ah, carina sta cosa delle pupille. Qua mi ricorda molto il video di Anselm in Code Vein, che sto perdendo 800 anni a fare una roba. Andiamo sullo scuro, purtroppo, perché... colori abbastanza verso il marrone scuro che io non trovo mai. Ah, faccio così. Purtroppo ragazzi, la realtà dei fatti è questa. Pelle, sono abbastanza chiaro, ma nella vita normale era un po' più scuro. Da quando vivo in Irlanda è così. Tratti facciali, abbiamo le lentiggini, no, i labbroni. Ma questo è da donna, queste cose qua sono feature femminili. No, sono a posto così, grazie. Capelli, capelli, ma il colore devo farli castani di nuovo perché li avevo rossi ma non li ho più, quindi inutile. Castano umano ci sarà? Vabbè, facciamo così e gli scuriamo un pelo. No, vabbè, parliamone. Non ho un'acconciatura umana? Deve avere per forza capello lungo? Io con capelli corti? Cioè, io ho i capelli così. Tendenzialmente. Schiena, li voglio corti. Non li... Che sistema strano di fare i capelli, vi dico la verità. Però, ho capito il discorso. Boh, forse più così, un po' da fighetta, ma va bene così. Schiena, no, fianchi, fianchi nulla. Coda, nulla. Sì, vabbè, facciamo finta di sì. Vorrei la barba, ma non è possibile avere la barba. Suppongo. Mannaggia. Ah, lo sfondo, posso cambiarmi lo sfondo, potenzialmente. Farei la terza, farei crepuscolo, tipo santuario.
No, faccio l'ultima, io non ci sto qua. Ok, tratti, caratteristiche fisiche, non mi interessa sta roba qui. Robustezza delle anche. È eccessivo, comunque lo trovo eccessivo. Va bene così, sono senza barba. Allora, seleziona il karma. Potrei tenere anche i karma non selezionati completando le missioni epiche. Svoltalia, Dance of Wind, assolutamente breaker. Cioè, suppongo. Informazioni, gentilmente. Ok, attacco fisico basso, però tanta difesa fisica. Usa abilità micidiali da breaker in modo da creare opportunità di attacco per gli alleati. No, io non voglio essere con l'arco, però, fermi. Perché sono di classe eroe, quindi io dovrò. Ah no, breaker. Faccio il breaker e poi mi cambio più avanti. Eh sì, per forza. C'ho il mega spadone. Seleziono un oggetto. Una sciarpina, qualcosa che piglio freddo. No, sciarpina no. Mettiamoci un guanto. Il guanto mi piace. Come vuoi dare nome personale? Io sono Zergantis, ovviamente. Abbiamo creato il personaggio, che penso che sarà la parte più bella del gioco questa. Adesso cominceranno i dolori, visto che è un free to play. Io tremo ogni volta. Speranza. Io non sono un elfo. Ah, probabilmente mi hanno. Sono apparso. Ok. Ok, qualcuno mi ha dato il suo karma, l'eroe d'Italia, e io sono diventato. Mi allenerà, suppongo. Però non è fatto male sto gioco per ora, cioè a livello grafico a me, ok che è stile anime, ma è molto piacevole. Cioè tipo le spalle però così e il collo così. C'ho il nasino alla francese però, ok. Puoi muoverti, saltare, schivare, ruotare e avvisare della posizione desiderata. Puoi utilizzare schivata per eludere un attacco. Domanda da 1 milione di dollari. Esatto, era quello che volevo sapere. Posso usare il pad? E mi trovo meglio. Allora, io penso che sia forse meglio a sto punto che io mi sposti. Nel senso a livello proprio di me medesimo. E io vada di qua. Forse è meglio così. Allora, attacco base, RB, molto veloce. RB, RB. Ok, A. Wow! Quindi RB, RT, A. Ok? RT premuto. Ok, RT, RB. Wow! Corsa. Quindi se io faccio attacco in corsa. Boom. Poi attacco in aria. Lo tiri prima su. Giustamente. Giustamente. Puoi combinare velocemente attacchi normali e attacchi specifici di karma. Attacco normale, attacco speciale. Ok. Proviamo, vediamo un po' com'è il combattimento qua. Tum! Con attacchi mostri per ridurre la loro resilienza di azione e farli entrare nello stato di break. Se continui la combo potrai anche lanciarli in aria. Anche se non puoi lanciare i mostri grandi dimensioni, puoi comunque attaccarli in sicurezza perché durante lo stato di break non avranno alcuna capacità offensiva. Madonna! È un trucco che si usa spesso. Non c'è l'aggancio però. Quello
quello di attaccare in volo, in aria. Quindi proviamo a fare... Cos'ho? Se continui a usare schivato attacchi comodo, consumerai tutta la resistenza e entrerai nello stato di sfinimento. Se combini anche l'abilità che richiedono mana, sarai in grado di attaccare senza sosta. Cristallo di mana, cristallo di mana. Ah, mi sfinisco? Vado in... Ok, mi sono ripreso. Uno, due... l'attacco di inseguimento. Insegui i nemici per poterti focalizzare i tuoi attacchi in un solo bersaglio. Puoi usare questo comando anche se i mostri grandi e i miei mostri umanoidi devono essere nello stato di break per essere... Carina la storia dell'inseguimento. Ok, è il momento di darti la botta a quella seria. Bam! Non è stata tanto seria perché non ho potuto caricare. Questa era dove è uscita? Sta mossa non ho capito da dove è uscita, ma va bene. Ok. Break, danno. Ok, questo mi dà il tempo e mi dà una specie di score. Ok. Puoi creare un gruppo e partecipare ad un gruppo già esistente. Che brutto che mi sono fatto. Wow! You've completed your mission and received your karma. I can feel your newfound power. Ah. It seems like you don't remember anything prior to receiving the karma, right? Don't worry. It happens sometimes from the shock of receiving the karma. Ok, ho dimenticato il mio passato. Follow me. I will follow you. The violence in Bellatos has been getting worse. But we finally have some good news. Ok. Prim found a clue to the location of an ancient Kurtzbell who was lost during the Great Change. Cos'è il Kurtzbell che non ho mica ancora capito? You know about it, right? Here's the false god's eternal silence to shine a ray of truth upon the world. Bella, con una sonora bella, eh? It's time. It's been over 400 years. All right, you're our hope now. There are tons of missions you need to do. So let's get to it. Come back to me if you're ready to go. Ok, abbiamo un sacco di missioni, dice, da poter fare. Lei sembra una sacerdotessa, tipo una suora, una qualcosa. Se vuoi chattare in privato con un membro del tuo gruppo, ti basterà premere tab in chat per cambiare il canale di chat. Va bene. Ok. Bisogna innanzitutto... Puoi essere assegnato alle varie missioni grazie alla mappa delle missioni. Una volta completate le missioni epiche, puoi richiedere missioni in cui cooperare con altri chaser. Ah, eccoci qua. E la lobby. Allora, innanzitutto scusate, ma impostazioni. Vediamo se si può mettere la lingua delle voci in giappo. In coreano! Vabbè, meglio che niente. Guarda qua che ci sono già le tipe mezze nude. Bene, che il gioco fatto per me è questo. No, sto scherzando, ovviamente. Però, anime. Ah, fatemi un po' vedere. Allora, scatticchia un po', corre un po' sul posto. Mappa delle missioni. Però siamo in una zona rialzata. Come invito al gruppo, crea una partita. Previ vi davanti al tizio. Buonasera. C'è gente italiana, c'è gente spagnola. Io non hablo spagnolo. E vai. Insomma, abbastanza. Allora, tutte le regioni. Spadone del Regno del Nord. Difficoltà principiante. Ok, ma se io andassi ad esempio nel mega tavolone, quello che vi. Qua. Campi di allenamento, mappa delle missioni. Mappa delle missioni ovunque. Questa è Monolite d'Onore, che sarà il PvP. Mentre io se venissi qua, mappa è la stessa cosa? Sì, è la stessa cosa. Va bene. Spadone del Regno del Nord. Epica, singolo, mostro, 10 volte. Non so cosa voglia dire.
Obiettivo: elimina il lanciere di Bellatos. Ricorda la missione dimenticata come risultato dello shock derivante dall'acquisizione del karma. Il chaser di alto livello Ethan è andato a indagare sulle attività sospette dell'esercito di Bellatos nelle rovine abbandonate. Valla ad aiutare. Mi dà 60 P e 100 CP, che non so cosa siano. Penso siano ability point e non so. Ah, ripeti la missione. Mentre ad Alien abbiamo Spadone del Regno del Nord 1, un'altra. Ah no, perché è sempre quella. Ripetiamo la missione. Accetto. Mi unirà automaticamente in party. Mi ricorda un po' Naruto Striker da questo punto di vista. Che si andava tutti dalle missioni e si aspettava di riempire il gruppo. Sono un po' dinamica la Dauntless, eh. Però vediamo, perché se è divertente. Sta caricando. Non vorrei che ci fossero ricaricamenti più infinito. Speriamo di no. Ok. Ok, lei scappa. Lei sarà tipo la dea, la prescelta di nuovo anche lei che deve salvare. Andrebbe. Boom! Il nostro momento, signori. Io voglio te. Bella, voglio quella lancia. Boom. Che figo. Madonna, che bello che è. Lo voglio quel cacchio di scudo e lancia. Però il coreano è diverso dal giapponese. Più bello il giapponese. Ok, ho dimenticato la schivata. Con LB, ok. Wow, aveva colpo di scudo. Ok, vorrei capire come si aggancia. Non ho fatto... sbagliato. Devo parare i tasti. Ok, questo non va mai fatto in quel modo lì. Axe. Ok. Ok. No, ok, sto capendo le mosse, abbiate pazienza. Wow. Ok, mi ha colpito uguale. Tirati su, ragazzo. Wow. No, ti sei spostato. Arriva, eh. Boom. Ah, ok, questa era quella dell'altra volta che non avevo capito come era uscita. Però era uscita. Quindi, ok, non è abbastanza resistenza. Lo so. Via. Cucane. Alzati. Wow, bello sto attacco. Proviamo. Prenderemo qualche botta, ma chi se ne frega. Odium. Az. Cos'è questo? Wow. La tua barra della furia si riempirà attaccando con successo i nemici quando vieni colpito. Quando il tuo indicatore furia è pieno, potrai utilizzare una potente abilità chiamata Cristallo Karma Supremo. Ah, mi ha proprio ucciso. Ok.
Come lo uso? Ah, mi si è... Ah... Ok. Wow. Madonna, come è diventato aggressivo tutto un tratto. Se io potessi agganciarlo. Merda. Che colpo che mi ha dato, mamma mia. Wow. Ok, ho fatto una figura pessima perché sono morto una volta. Ok. Però bello. Complesso. Cioè, è sempre comunque su un solo. La principessa, vedete, lo sapevo. Ero consapevole che fosse una principessa. È la classica faccia da principessa. Bellatos군의 주둔지로 하지만 에다님 이번 절 끌어들일 때 항상 하셨던 말 하지만 지금은 정말 위험한 상황이라 절 따라오세요 에다님 네? 병사 제군 베네디에 왕국 제1왕위 계승자 디아날 오케이 okay, 레버리 마니라 qua 오케이 한국에 대항하는 잠정적 동맹의 군 지금부터 버려진 유적 unisci a me miei uomini dobbiamo programmi di cercare rovine abbandonate 용서하세요 에다님 이번에는 이 주변에서 정말 위험한 일이 이번 한 번만 더 Ok, dobbiamo aiutarla. Aiutiamola. Va bene. La dobbiamo aiutare a esplorare le rovine dimenticate. E siamo ufficialmente nel party con la principessa adesso. Hai ottenuto 60p, hai ottenuto 100cp. Nuova missione epica disponibile. Segui l'icona della mappa delle missioni mostrata sullo schermo per chiedere una nuova missione. Ok, menu, abbiamo le armi, il tipo di classe, abilità passive, il karma secondario potenzialmente, gli equipaggiamenti, cambia karma addirittura, informazioni sul giocatore e rango E. Diabolic Witch, Dance of Wild, Blazing Fist. Il Blazing Fist, che bello che deve essere. E io posso fare solo la roba pesante essendo eroe. A meno che proprio non cambi proprio allineamento. Informazioni sull'affinità. Ho anche l'affinità con i personaggi in base alle missioni che faccio con loro. Ah ok, questa missione sono tre, è suddivisa in tre parti. Dieci sono le resurrezioni. Ok, ha degli elementi interessanti. Cioè, la dinamica del gioco è quella che corrisponde a un Dauntless, un Monster Hunter, nel senso che hai tot svenimenti, vai contro, in questo caso, un nemico, hai determinate robe, classi, robe, e poi all'elemento Morbg. Quindi comunque io per indole sono uno a cui piacciono queste cose, queste dinamiche. In più, unito ai manga, è una roba, allo stile anime, tutto narrato anche con una discreta, cioè mi interessa anche discretamente la storia, non è la solita cazzata. L'inizio è stato proprio bombardante. È stato un inizio che mi ha stordito. La miseria questo. È il golem. Ok. Mamma mia, mi fai una paura pazzesca tu. Wow. Questo ovviamente non vola mai nella vita, non vola.
Aia. Ah, sbaglio tasto. A volte lo gioco come giocherei un... Wow. A volte lo gioco come giocherei un Monster Hunter. Domanda. Ma io ho una sorta di parata? Non ce l'ho, ovviamente. No, perché ho uno spadone a due mani. Che domande idiote fai? Io sono un breaker. Caspita, stai dicendo... Wow. Mi sta spaccando. Io devo tirare a romperlo. Vai. Bam 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 bam. Perché non gli ho fatto niente? Mi sono piantato. Ah, mi dice, usa i cristalli, mi dice. Però non mica capito ancora come si usano. Ok. Vai. Ah, sono scarico. Wow, come si è girato male. I cristalli, devo imparare a usare i cristalli. No, ho sbagliato a schiacciarla. Era bellissima. Annulla. Allora, i cristalli come si usano, che lo diceva? L'aveva detto una volta. Una volta me l'aveva detto. Non sono morto, almeno quello. Però devo capire come si sicura. Perché me l'aveva detto e l'ho perso di vista. Tiranim. Ho salvato la vita. Golem ha costruito per difendere il tempio. Ha visto in un sogno. Ok, lei, ci stiamo addentrando sulla base di un sogno di lei. Quindi lei dice: ah, non so, magari ti incazzi, perché la cosa secondo me non è... Ok, abbiamo preso degli AP, abbiamo preso della roba. Nuova missione epica disponibile. Qua arriva la gente con i primi aesthetics. Ok, signori, poco partendo per io, le chat italiane sono veramente un piacere ogni volta. Signori, questo era il proviamolo. Non è un brutto gioco, un bel giochino. Voglio vedere in gruppo poi come funziona, ma per essere un free to play early access, poverino, il suo lo fa. Bisogna vedere giocandolo un po' di più. 30 minuti ovviamente non sono abbastanza per vederlo in toto, ma... chi lo sa? Allora, signori, io vi invito a lasciare un like, a iscrivervi e a lasciare un commento e a dirmi cosa ne pensate di questo gioco e se lo volete rivedere. E vi saluto, un trifoglio per te, uno per me e uno... Vabbè, ciao ragazzi, buona serata.